Un cordiale saluto da Luigi Bracciaroli, benvenuti in questo nostro consueto appuntamento di 7x4, il nostro progetto di comunicazione che trovate alla radio, in televisione e sul web. Ogni settimana in giro a seguire, diciamo così, le cose più interessanti, diciamo spesso negli studi, negli uffici dei VIP, delle persone che contano. Stavolta però non è un ufficio, è la loggia dei mercanti, per cui è difficile dire questo. Quindi diciamo nelle location, usiamo questo termine che piace ormai moltissimo agli italiani, nelle location più importanti. Questa volta siamo alla loggia dei mercanti, siamo ospiti del Resto del Carlino, salutiamo Andrea Brusa che ci ospita. Un saluto a voi. Ecco, Andrea Brusa è il responsabile regionale del Resto del Carlino. Allora, innanzitutto c'è una data da ricordare, sono 130 anni che il Resto del Carlino è sul mercato. 130 anni portati benissimo, lasciamelo dire. Mi piace pensare che a volte l'età, il numero non fa quella che è l'anzianità, certo. Non solo per le persone ma penso anche per un giornale. Tutti sanno che il Carlino è un giornale giovane, sempre giovane, sì. Sia quello cartaceo che naturalmente online. Già questa è una dimostrazione di come siamo al passo coi tempi. Ecco, la prima domanda lo facciamo sul mezzo. Nel 2015 ha senso il giornale? Io penso che abbia più senso di prima, nel senso che sappiamo come i tempi di oggi siano soprattutto corsa, sì. Il tempo è sempre meno, le cose da fare sono sempre di più, per cui riuscire a poter approfondire l'attualità fermandosi per un momento, magari alla sera, con un giornale che ti obbliga, diciamo, alla riflessione, non è uno strumento veloce come può essere invece la consultazione, certo. Virtuale, online, con i vari siti internet, col giornale fatto chiaramente online, però la carta un po' ti obbliga a fermarti. Quindi in qualche modo ha cambiato anche, se vogliamo, il processo di lavoro per quanto vi riguarda, nel senso puntate più sull'approfondimento che sull'immediatezza. Guarda, la notizia con le varie tipologie di, certo. di mezzi che ci sono oggi, la notizia è già vecchia quando è nata sostanzialmente. Certo. La riflessione invece, l'approfondimento è qualcosa in più a cui noi teniamo da sempre, non soltanto in questa fase storica in cui l'informazione è un bombardamento costante. Oggi più che mai sicuramente, però l'approfondimento è sempre stato ciò che ha contraddistinto le pagine e le edizioni del Resto del Carlino. Bene. Entriamo nel vivo dell'iniziativa di oggi. Vi occupate con questo seminario di parlare delle strategie per il rilancio dell'economia e partiamo subito da una considerazione. Qualcuno ci dice che l'economia è ripartita, ma è ripartita? Ci raccontano spesso che l'economia è ripartita, io penso che la percezione però concreta della gente non sia esattamente questa. Ecco perché è importante questo convegno, per cercare di vedere quali sono le strategie e gli scenari da poter intraprendere per parlare davvero di crisi archiviata. Purtroppo è cronaca di questi giorni ciò che sta succedendo a Fabriano con la Whirlpool e con un piano abbastanza scioccante. Però Whirlpool è un caso, ci sono anche tante altre storie di aziende che tra l'altro raccontiamo il mercoledì proprio sul Resto del Carlino, imprese invece che stanno tenendo bene la crisi. Poi ritorniamo su Whirlpool perché mi interessa. Ora diamo subito spazio al primo servizio della puntata di oggi. Abbiamo visto come la disperazione porti migliaia di migranti nelle coste italiane. Il Mediterraneo continua ad essere luogo di morte. Secondo le stime dell'UNHCR, l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, sono già oltre 1500 le vittime quest'anno, compresi i morti dell'ultima strage nel canale di Sicilia. Secondo alcuni testimoni, in quel barcone c'erano 950 persone, 200 donne e 50 bambini. In molti erano chiusi nella stiva. In migliaia nel sud Italia, qualche decina nei nostri porti, i migranti che sbarcano ad Ancona arrivano e sono controllati da Polmare, Dogana e Finanza. E oggi assistiamo a una situazione per cui non arrivano più decine di immigrati ogni giorno come succedeva in quegli anni, ma arriva qualche immigrato nel corso della settimana
Non c'è più il boom dei minori stranieri non accompagnati, però ancora rimane chiaramente una porta d'ingresso per l'immigrazione proveniente da quel territorio molto forte. Stefano Pagliarini si occupa di immigrazione nelle Marche da tanti anni. Ha scritto anche un libro sui minori non accompagnati, ovvero tutti quei bambini che arrivano da noi soli, senza un adulto di riferimento. Il flusso dei migranti ad Ancona negli anni è molto cambiato. Il boom è stato negli anni 2008-2009, dove successivamente a conflitti in territori come l'Afghanistan, l'Iran, l'Iraq, hanno chiaramente provocato un'ondata migratoria verso l'Europa dal Medio Oriente, passando quindi per la Turchia, per la Grecia, che è un paese che avrebbe dovuto fare un filtro perché è un territorio dell'area Schengen, ma in realtà di fatto non c'è mai stato questo filtro e quindi la prima frontiera vera che l'ondata che i migranti trovavano era l'Italia, anche perché poi l'Italia è tuttora un territorio molto appetibile. I numeri aggiornati a gennaio 2015 della prefettura di Ancona raccontano di 313 persone accolte in alloggi. Di questi 11 sono donne e solo al centro profughi di Arcevia ci sono 84 uomini. Negli anni tante storie di uomini e donne migranti si sono intrecciate con le nostre. Una in particolare è quella di un giovane del Bangladesh partito a 13 anni con un gommone, arrivato fino in Grecia e poi sbarcato ad Ancona. Un viaggio disperato. E ha visto morire alcuni ragazzi come lui e alla fine è arrivato in Italia. Ha preso il traghetto da Patrasso e ha... nascosto dentro un tir, come li vediamo tutti i giorni, ed è arrivato al porto di Ancona. Questo ragazzo è un ragazzo che ce l'ha fatta, oggi c'ha 21 anni, è sposato, ha una bambina, vive ad Ancona, lavora anche grazie a un anconetano che gli ha dato una mano, che gli ha consentito di fare un tirocinio nella sua azienda, gli ha insegnato un mestiere e oggi è uno di noi. L'Italia è la sua casa ed è una storia positiva di un ragazzo che ovviamente ha avuto un'esperienza, alcune parti di questa esperienza lui ancora non riesce a raccontarle, e però è uno che ce l'ha fatta. Va detto, questa storia è bella anche perché è una storia di fortuna, tanti come lui non ce l'hanno fatta. Ritorniamo, siamo alla Loggia dei Mercanti, 130 anni del Resto del Carlino che vengono festeggiati con un appuntamento dedicato alle strategie per far ripartire questa impresa italiana che ha bisogno assolutamente di ripartire e di partire accelerando. Io vorrei collegarmi un pochino a quello che abbiamo appena detto, cioè abbiamo parlato di Whirlpool, del caso Whirlpool. Il caso Whirlpool ci mette davanti ad una situazione internazionale dove esistono dei grandi investitori, diciamo così, non li voglio chiamare capitalisti, dei grandi investitori che si mettono sul mercato e fanno affari, ovviamente con una logica che è quella globale, con regole globali. Lo ha dimostrato in parte, anche se vogliamo, la Fiat quando ha ristrutturato il gruppo, no? La logica vuole che sul mercato ci sono regole che sono molto differenti da quelle italiane e rendono le imprese italiane poco competitive, cioè all'estero sono molto più diretti, usano il lavoro quando serve, cioè hanno un altro modo di strutturarsi, ce ne stiamo rendendo conto adesso. Chi deve cambiare, Andrea? Per me non occorre cambiare, ogni paese ha una propria cultura, è la grande azienda che deve capire come scendere in un territorio non calpestando la cultura di quel territorio e quelle che sono le storiche abitudini di quel territorio. Ecco, ma hanno queste caratteristiche, queste vocazioni, perché noi ricordiamo l'impresa all'Adriano Olivetti, no? Che è tutt'altro tipo di impresa, un altro tipo di capitalismo, qui lo usiamo la parola, cioè un altro modo di pensare l'impresa, ma la pensano così questi signori? Se stiamo concretamente legati alla cronaca sembrerebbe proprio di no, perché il piano Whirlpool lo conosciamo ormai purtroppo molto bene ed è la dimostrazione che forse non sono in grado proprio di fare
ciò di cui stiamo parlando, ovvero certo, calarsi in un territorio rispettandolo nella propria storia, nella propria cultura, nella propria tradizione, però ci si può naturalmente lavorare, e anche queste grandi aziende, queste grandi multinazionali magari possono capire bene come modificare il proprio atteggiamento. Guardiamola dal loro punto di vista. Da una parte loro dicono sì, però è anche vero che voi italiani vi siete messi in testa troppe utopie. Tu sei d'accordo? Cioè, noi abbiamo voluto garantire troppo? Noi abbiamo voluto garantire le famiglie, che è il fulcro, e lo credo profondamente, della nostra tradizione, del nostro paese. Quindi non è tanto un garantire, è sorreggere quello che è stato il sistema che ci ha permesso di essere tra i paesi più importanti anche dal punto di vista economico d'Europa. Siamo un paese piccolino ma molto importante nel quadro economico internazionale, per cui penso che non sia da buttare via ciò che è stato fatto. Va bene, allora abbiamo un altro servizio, andiamo a vedere il servizio, poi ritorniamo. €500 milioni di investimenti in Italia e 1.340 esuberi. Sono questi i freddi numeri del piano presentato da Whirlpool, la multinazionale americana che lo scorso ottobre ha rilevato gli stabilimenti indesiti in Italia e che ora presenta il conto ai lavoratori. L'annuncio ha provocato l'immediata rottura del tavolo di trattativa con i sindacati. All'interno di questo piano industriale, nonostante aver comunicato €500 milioni di investimenti, che sono cifre importantissime e non da sottovalutare, hanno sostanzialmente unificato gli esuberi che erano nel vecchio piano Indesit, condiviso al Ministero a dicembre del 2013, con gli esuberi del vecchio piano Whirlpool. Importantissimi €500 milioni di investimenti, darle missioni precise a tutti gli stabilimenti, ma qua non combacia il numero elevatissimo di investimenti con il numero totale di esuberi. Per farla breve, €500 milioni di investimenti, ma che producono totalmente 1.350 esuberi, e su questo siamo giustamente stati subito contrari. A pagare infatti sarebbero solo gli stabilimenti Indesit, due siti su tre nelle Marche, un taglio di 1.350 operai in Italia, 810 solo in Campania, e il forte sospetto che la riorganizzazione possa toccare anche il posto di lavoro degli impiegati. A questo punto le aspettative dei lavoratori si concentrano nel tavolo di contrattazione con il governo, previsto per lunedì 27 aprile. Ci aspettiamo che innanzitutto Whirlpool retroceda dalla posizione, anche se ho dei dubbi. Ci aspettiamo un'esposizione, un impegno chiaro dei ministeri. Bene che le multinazionali vengano a investire in Italia, ma non è possibile che si investa in Italia, si percepiscono anche denari di finanziamento e sostanzialmente si licenziano delle persone. Noi chiediamo che su tutto questo ci sia una regia, e la regia deve essere del governo, perché questo paese dopo 5 anni di crisi deve essere ridisegnato con degli impegni industriali seri. Allora, nell'appuntamento dedicato a strategie per il rilancio della nuova impresa italiana abbiamo anche il dottor Maggi dell'impresa di Obiettivo Lavoro. Quale osservatorio più attento, voglio dire, per quanto riguarda il lavoro? Allora come sta andando sto lavoro? Noi in effetti abbiamo una posizione privilegiata nell'interpretare, nel leggere, nel prevedere per quanto possibile in questo periodo di forte turbolenza quelli che possono essere gli andamenti del mercato. Come sta andando è esattamente corrispondente a ciò che si legge sui giornali, con una serie di approfondimenti, di precisazioni che non si leggono normalmente, ecco, perché si rimane sulla superficie. Ciò che non fa notizia è la forte rioccupabilità delle persone di età medio-alta, cioè l'esatto contrario di ciò che accadeva prima della crisi. Quindi sta accadendo una cosa che è un po' una controtendenza per l'Italia, no? Dove si è sempre detto che c'era una grande assente che era la meritocrazia. Vuoi o non vuoi, io porto sempre questa immagine: l'Italia è come un bambino ritroso che non vuole cambiare, la mamma lo trascina, no? Nonostante tutto, anche in questo dato, quello della qualità del lavoro, l'Italia deve cambiare. L'Italia sta cambiando torto collo, perché certo, ciò che non è riuscita a fare, comprendendo il valore dell'esperienza, sì, e investendo tutto sul valore molto aleatorio, per la verità, della potenzialità, in maniera anche un po' modaiola, perché in tutta franchezza
Io sarei anche un po' stufo di continuare a sentire parlare di giovani, high tech, start-up e sì, un sacco di aria fritta, sì, quando domani mattina un imprenditore ha una commessa che dura 23 giorni da soddisfare e la deve soddisfare perché ne va della sua vita, certo, di imprenditore, della salute della sua impresa e della vita non solo lavorativa degli altri suoi dipendenti. Allora in tutti questi casi l'esperienza paga e paga tantissimo. Nell'appuntamento dedicato alle nuove strategie per le nuove imprese italiane c'è anche il dottor Consorte, che è uomo di grande esperienza. Le faccio subito la domanda diretta: quali sono queste nuove strategie? Bisogna incentivare gli investimenti, perché le imprese da sole, dopo 7 anni grosso modo di crisi permanenti, non hanno tutte le risorse per fare, diciamo, gli investimenti, e sempre lo stesso problema: questi investimenti poi devono essere non solo incentivati, ma devono prevedere una qualche tassazione di favore per chi investe. C'è sicuramente a livello del governo incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili, dando un quadro legislativo di certezza a chi investe, tenendo conto che le ricadute a livello del paese sono notevoli. Non è solo il calo dell'energia, ma per esempio diminuisce l'importazione dell'energia dagli altri, certo, paesi. Certo. Detta molto in sintesi, puntare sulla qualità. La qualità è fondamentale adesso, perché per essere competitivi, dovendo esportare, c'è una scelta che chi importa ha a livello mondiale, quindi sceglie quelli che hanno la migliore qualità. Certo. Quindi questa è indiscutibile e non può essere bypassata, diciamo. Poi c'è un terzo fattore importante, che è quello di cominciare a costruire delle reti di aziende, perché le reti di aziende hanno il compito, e anche i consorsi, di permettere alle piccole aziende di accedere a mercati, accedere al credito, accedere a delle attività che singolarmente non riuscirebbero a fare, certo, ma all'interno di un sistema, diciamo, di reti di aziende, all'interno oppure promosse dai consorsi, sicuramente possono fare. Allora, tra i relatori abbiamo anche il presidente di Confindustria Marche. Allora, dove sta andando e quali sono le strategie? Andiamo subito a bomba per rilanciare l'impresa. Ma sicuramente siamo in un periodo di difficoltà, un periodo che le Marche non stanno crescendo, anzi stanno decrescendo, e noi come Confindustria ci stiamo confrontando in particolar modo con i candidati politici che sì, si sfideranno a fine maggio su un problema che è quello principale, quello tornare a crescere. O cogliamo l'occasione questa volta a tornare a crescere, oppure potremo trascorrere un periodo difficile di crescita che ci porterebbe, porterebbe la nostra regione in grandissime difficoltà economiche. Di recente le Marche sono state rappresentate in Texas da una piccola impresa che si occupa di gastronomia, unica marchigiana in mezzo a tante aziende italiane e al cospetto di buyer americani. Con molto orgoglio, e ho fatto anche parecchia pubblicità alla regione, e era un po' come essere in mezzo a tanti giganti, nel senso che c'erano grandi aziende, noi siamo un'azienda comunque artigianale, siamo 10-15 persone, quindi è stata una bella sfida. Di export e internazionalizzazione si parla tanto, ma poi nel concreto come si mettono in pratica questi concetti se si è una piccola impresa del settore enogastronomico? Si parla di export perché il momento è quello che è in Italia, e quindi avere un prodotto buono e di qualità significa, se lo sai vendere all'estero, creare futuro per te, per la tua famiglia in questo caso, e per i tuoi dipendenti, per chi collabora con te magari da tanto tempo. Sicuramente non è una cosa che metti in piedi dalla mattina alla sera, non è che ti svegli e dici oggi vendo in America. Ci vuole anzitutto determinazione, perché prendi tanti no, ci vuole la capacità di sapersi guardare da un altro punto di vista, quindi capire quali sono i punti forti del tuo prodotto e quali sono i punti deboli, quindi migliorarli. Ad esempio nel nostro caso un prodotto con una certa confezione che vendo bene in Italia, magari in America piuttosto che in Francia ha un altro canale di distribuzione, quindi devo modificare il packaging. Il caso ed il successo di Italy Chef è emblematico dei tempi che stiamo vivendo. Un'impresa familiare che, grazie al contributo della seconda generazione, in questo caso rappresentato dalla figlia dei fondatori,
riesce a proiettarsi al di là dei confini nazionali per aggredire mercati dove il Made in Italy di qualità non ha nulla da temere. L'azienda è giovane ma ha radici antiche, nel senso che nasce dall'impegno dei miei genitori che negli anni 80 hanno aperto un ristorante e poi alla fine degli anni 90 si sono buttati in questa nuova avventura dei pasti pronti con il sudore veramente della fronte, con tante ore di lavoro, loro e dei collaboratori. Sono arrivati a costruire un mercato che oggi copre 9 regioni italiane. Abbiamo 3 furgoni che tutti i giorni consegnano direttamente i nostri prodotti in zone diverse. E da un anno a questa parte, io che comunque vengo da tutto un altro mondo, ho studiato lingue, ho cercato di mettere le mie conoscenze al servizio di diffondere, diciamo, quello che era l'origine e quello che poteva essere il nuovo, contattare gente nuova per aprire canali nuovi. Se hai un prodotto buono e se ci metti veramente l'anima, i risultati li vedi. Noi siamo la generazione a cui viene detto qui non c'è futuro, l'Italia è finita. No, io non lo accetto. Prosegue con successo il format A cena in sartoria creato da Luca Paolo Rossi, noto stilista di Filottrano. Nel momento in cui tutti parlano della necessità da parte della piccola, media e microimpresa marchigiana di fare rete, il noto sarto e stilista di Filottrano ha usato la propria. Partito con l'idea che le Marche incontrano le Marche, alla terza edizione siamo già alle Marche che incontrano l'Italia, visto che erano tanti VIP venuti dal resto della penisola per l'appuntamento. Come al solito, perno centrale della gastronomia, Enrico Recanati, noto chef del ristorante Andreina. È un po' il nostro pensiero di cucina, quello comunque di partire sempre da un forte passato, comunque da una forte tradizione come il nostro ristorante che ormai ha 57 anni, e per poi rivederlo nelle location, nelle situazioni. Stasera abbiamo fatto una cialda viola che sembrava quasi un tessuto di Luca, una cialda viola di patate viola da mangiare come pane. Abbiamo fatto un po' di sushi, ma sempre un sushi con una frittata con i carciofi, quindi siamo rimasti comunque in un prodotto di maggio. Apprezzatissima l'idea di tutti gli imprenditori che hanno aderito entusiasti al progetto di Luca Paolo Rossi. La nostra azienda punta principalmente a far conoscere il verdicchio di Matelica al di fuori dell'Italia. Io ringrazio Luca Paolo Rossi, che oltre un grande imprenditore è anche un carissimo amico, e sapendo appunto di questa nostra attività ci ha detto: perché no, vorrei inserirmi in questo contesto. E come tutte le idee di Luca Paolo Rossi è riuscito a vincere anche questa volta. Siamo qua a parte perché Luca veramente per me è un amico vero, e niente, ci conosciamo da tanto tempo e volevo comunque presentargli e fargli una sorpresa, visto che lui amava questo film, giusto, dal tramonto all'alba. Giusto. Abbiamo cercato di fare una cosa che rappresentasse un po' il suo volere e la sua storia. Luca è un mio carissimo amico da tanto tempo e quando ho visto le mie borse mi ha voluto dare uno spazio sia qui che a Milano nel suo showroom, al sottotetto. Unirsi, ognuno apportando quelle che sono le sue energie, la sua forza, le sue idee, si riesce ad ottenere qualcosa, o almeno si spera di riuscire ad ottenere qualcosa tutti insieme. Allora, ritorniamo alla Loggia dei Mercanti, appuntamento con i 130 anni del Resto del Carino. Tra parentesi, c'è una bella cosa che io mi porto a casa perché, certo, vedo che è assolutamente gratis. Assolutamente per te. Cos'è questo? Che vino è? Sono curioso. Questo è un vino che abbiamo fatto per i 130 anni, un Lambrusco, che è un vino tipico della zona dell'Emilia Romagna, certo, dove comunque il Carlino è nato. Certo. Poi sappiamo come è radicato nelle Marche, ma la terra dove si nasce chiaramente non si dimentica mai. E abbiamo scelto lo stesso Resto del Carlino ha una storia bolognese, perché bolognese. Sai che il Carlino era proprio una moneta che, certo, nel 1800 era tipicamente bolognese. E per quindi cui si chiama Resto del Carlino perché ci si comprava con il resto che veniva dato al tabacco, alle sigarette che si andavano a comprare. Ecco, appunto, quindi con il resto compro il giornale. Esatto. Senti, ormai è un gruppo che si è consolidato grande, voglio dire, no? Siamo il terzo gruppo in Italia e stiamo guardando a scalare qualche gradino in più.
Per quanto riguarda la multimedialità, tra virgolette, come vi muovete? È in parallelo, il giornale online viene aggiornato in tempo reale sia a livello nazionale che a livello locale e contemporaneamente naturalmente siamo anche in tutti quelli che sono gli strumenti come tablet, smartphone, eccetera, quindi diciamo che la carta ha un supporto anche tecnologico e entrambe le cose vanno in parallelo. Senti, si diceva tempo fa, lo diceva 2 anni fa l'editore del New York Times, in 5 anni la carta sparirà. Poi hanno fatto marcia indietro però. Lo so, per questo ti facevo la domanda. Non l'ha ripensata l'idea? Non sparirà assolutamente, io sono convinto che anzi ci sarà sempre più una riscoperta della carta, sappiamo come gli americani sono avanti di noi almeno 4-5 anni se non qualcosina di più, negli Stati Uniti in questo momento, indagini di questo di questi giorni, la carta sta vivendo un'altra ulteriore giovinezza, per cui se come sempre le mode, le tendenze americane arriveranno da noi fra un po' di tempo, ecco la conferma che la carta non morirà assolutamente mai. In cauda venenum, quindi facciamo la domanda più cattiva, siamo ormai addirittura d'arrivo delle regionali, cosa sta accadendo nelle Marche? Diciamo che è una semplice polveriera per usare un eufemismo, ci sono una serie di riposizionamenti politici forse inimmaginabili con l'attuale governatore che è cronaca, è passato da una coalizione di centro-sinistra con cui ha condiviso tanti anni di politica e anche di amministrazione della nostra regione, è passato con una coalizione che invece è legata al centro-destra, quindi già questo può far capire come lo scenario sia assolutamente imprevedibile. Come andrà a finire lo sapremo solo vivendo, non credo molto nei sondaggi, anzi mi fanno particolarmente sorridere, per cui ciò che è girato in questi giorni non mi ha assolutamente interessato, anche perché tutti sappiamo che i sondaggi rispecchiano molto i committenti del certo. momento, per cui assolutamente i sondaggi sono giocherelli che non attendibili. Diceva un grande politico internazionale che era Netanyahu: io le elezioni le perdo sempre nei sondaggi, ma le vinco il giorno delle elezioni. Ecco, un'impressione, ma qui entriamo nell'ambito della sociologia, il marchigiano in genere è abbastanza tradizionalista, no? Però abbiamo anche visto dei movimenti che rispecchiamo un po', vediamo con il Movimento 5 Stelle, la tendenza anche nazionale. Tu ti aspetti sorprese dal marchigiano in queste elezioni oppure no? Sarebbe clamoroso, nel senso che è vero, il marchigiano è tradizionalista, però è anche vero che una situazione come questa probabilmente è senza precedenti, sicuramente nel nostro territorio. Non dimentichiamoci che la coalizione di Spacca aveva anche con sé la Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, insomma guardava molto a sinistra. Sì. Poi col Laboratorio Marche c'è stato più un accentramento, ma spostare l'ago verso il centrodestra da un punto di vista diciamo giornalistico e sociologico anche era assolutamente inimmaginabile. Però la politica è bella perché varia e perché magari a volte regala dei colpi di scena. Bene, ringraziamo Andrea Brusa che ci ha ospitato qua alla Loggia dei Mercanti, io ringrazio tutti voi, come al solito vi aspetto qui la prossima settimana.